Bentornati sul mio canale. Dunque, un'inquadratura un po' diversa e adesso vi racconterò perché sono tornato da pochissime ore dal Mobile World Congress 2023. Sono andato lì, insomma, ospite di AWM, questo brand che produce i tanto chiacchierati Fritzbox, probabilmente i migliori modem router del mercato, e chiaramente quindi ho avuto modo poi di visitare un po' la fiera di Barcellona. Come sapete, insomma, io non sono mai solito fare video a caldo perché voglio in qualche modo poi ragionare rispetto a ciò che vedo, a ciò che viene presentato, insomma, questo primo video lo dedicherò alle novità presentate da Honor. Come vedrete poi sul canale, io ho realizzato e pubblicherò e ho pubblicato, insomma, dipende poi da quando deciderò di mettere tutto online, 4 video rispetto a quelli che dal mio punto di vista sono state le novità più interessanti presentate in ambito smartphone. E perché mi state vedendo con un'inquadratura diversa? Perché sto registrando questo video e registrerò i video del Mobile World Congress 2023 con l'iPhone 14 Plus proprio al volo, perché come dire, ho lasciato a casa tutta l'attrezzatura che avevo portato con me al Mobile World Congress, tra cui anche il cavetto del microfono che uso qua in studio, e quindi insomma mi vedete un po' con questo posizionamento inedito. Spero comunque che si senta in maniera accettabile, ma insomma l'iPhone dovrebbe fare il proprio dovere. Insomma, bando comunque alle chiacchiere e voglio parlarvi di quanto presentato da Honor, partendo innanzitutto dall'Honor Magic VS, il primo smartphone pieghevole dell'azienda ad arrivare ufficialmente in Europa. Dovrebbe arrivare anche in Italia, in realtà non è stata ancora iniziata la commercializzazione, ma in ogni caso dovrebbe arrivarci. Dunque, questo Honor Magic VS ha sicuramente nella leggerezza, quindi in quella che è la parte costruttiva, il suo punto di forza, perché stiamo parlando di un prodotto che pesa 267 grammi, nonostante chiaramente il meccanismo di apertura al libro, e ha uno spessore di 12,9 mm da richiuso. Per darvi un metro di paragone, pensate che il Galaxy Z Fold 4 da richiuso è spesso 15,8 mm, e quindi questo vi fa comprendere quello che è stato l'eccellente, almeno sulla carta, lavoro di ottimizzazione, di ingegnerizzazione soprattutto compiuto da Honor. E devo dire infatti che, avendolo avuto un po' tra le mani nel corso appunto del Mobile World Congress, devo dire che effettivamente questa leggerezza, questa comodità si percepisce, e non è una cosa così scontata per uno smartphone pieghevole. Smartphone pieghevole che comunque ha a disposizione un bellissimo pannello interno da 7,9 pollici, molto grande, molto luminoso. Si tratta di un pannello OLED e devo dire anche questo mi ha fatto una buona impressione. Tenete presente che durante le fiere, insomma, le condizioni di illuminazione sono molto difficili, gli smartphone hanno tantissimi faretti puntati su di loro negli stand espositivi, per cui è un attimo appunto il verificarsi di tutti quei riflessi fastidiosi che, devo dire, non ho visto in maniera così particolare sullo schermo interno di questo Magic OS, quindi insomma le premesse sembrano essere molto buone. Sulla parte esterna c'è invece questo display da 6,45 pollici, anche solid, con una diagonale assolutamente utilizzabile, quindi è uno di quegli smartphone che si riesce serenamente ad utilizzare anche da richiusi, per cui menzione di merito anche da questo punto di vista. Sotto la scocca lo Snapdragon 8 Plus Gen 1, Honor non ha scelto il Gen 2, probabilmente anche per una questione finale di costo, e sulla parte posteriore ci sono invece 3 fotocamere con principale da 50 megapixel, grandangolo da 50 megapixel, teleobiettivo da 8 megapixel, quindi insomma un comparto fotografico completo che dovrebbe comunque garantire delle buone fotografie. Prezzo di listino di 1.599 euro, molto importante, in linea comunque con quanto si vede solitamente per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli al libro. Insomma, la speranza è che possa arrivare velocemente in Italia e spero di provarlo molto velocemente. Se dovesse arrivare nel nostro mercato, certamente ci metterò su le mani. Accanto a questo Magic VS, Honor ha portato anche il suo flagship vero e proprio, non che questo non lo sia, ma insomma il suo smartphone, diciamo, tradizionale, pensato per la fascia alta del mercato, e sto parlando del Magic 5 Pro. Uno smartphone che, devo dire, dal vivo mi ha fatto davvero un'eccellente impressione a livello costruttivo. Salta immediatamente agli occhi questo bellissimo schermo OLED da 6,81 pollici. Da questo punto di vista devo dire che Honor ha sempre
implementato dei bei pannelli, ma non era scontato che li mantenesse anche successivamente alla scorporazione da parte di Huawei, perché insomma, come ricorderete, è un brand che non fa più parte della galassia di Huawei. Quindi 6,81 pollici OLED, Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, tre fotocamere posteriori, tutte e tre da 50 megapixel, molto particolare questo aspetto, con il grandangolo da 122 gradi, il teleobiettivo da 3.5x per quanto riguarda lo zoom, e un'enorme batteria da 5100 mAh. Quindi insomma dovremmo avere anche una buona autonomia, considerando quanto lo Snapdragon 8 Gen 2 lavori bene in termini di efficienza energetica. Prezzo di listino di 1199 euro, prodotto ufficialmente distribuito anche in Italia, quindi certamente ve lo porterò qui sul canale. Che dire dunque di quello che è stata la presenza di Honor in fiera? Devo dire che sono contento di rivedere Honor sugli scudi, aveva uno stand davvero molto imponente in fiera, segno evidente di come le vendite anche post uscita dalla galassia di Huawei, insomma evidentemente le vendite stanno andando bene, il brand piano piano sta riuscendo a camminare con le proprie gambe, ed è evidente quanto vogliano investire in Europa, perché lo ripeto, questo investimento così importante in una fiera come il Mobile World Congress non è mai casuale. Peraltro, insomma, in quello che è stato il mio mondo giornalistico, in quello che è il mio mondo giornalistico, c'erano davvero tantissimi giornalisti invitati da Honor in fiera, lo ripeto, segno evidente di come effettivamente il brand voglia inevitabilmente spingere sull'acceleratore. Sono due prodotti che mi sono piaciuti, devo dire dal vivo mi hanno convinto, sia il Magic VS che il Magic 5 Pro, e spero di portarveli molto molto velocemente qui sul canale. Voi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, sono molto curioso di sapere la vostra su questi due dispositivi, che vedo che hanno generato tanta curiosità in rete. Io per questo video concluso, e noi ci vediamo nei prossimi giorni.